Oh, ciao, cucciola! Ho ricevuto un messaggio, me lo manda la tua migliore amica. Vediamo di che si tratta. Che persona meravigliosa! Ci teneva a farmi sapere che dovresti essere nella mia lista dei buoni quest'anno. Che ne pensi? Mi ha detto cose molto belle su di te. Hai ancora un sorriso smagliante. Mi è stato detto che vi divertite moltissimo insieme. Guarda un po' qui. Oh, i miei elfi adorano quella foto. Sono contento di vedere un legame così forte. Avere una migliore amica rende tutto più bello. Buon Natale! Oh, 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 oh! Faccio vedere il prima, che per il momento la televisione è lì, fatto così, e poi vi farò vedere il dopo. Stiamo praticamente rivoluzionando la sala, perché quel mobile lì e la televisione, in poche parole, era sotto qua, che vi ho fatto vedere nel primo vlog mass, quando stavo facendo l'albero, e c'era il divano, quello lungo, nero, ma dato che si è rotto e in poche parole faceva cagare, allora alla fine abbiamo cambiato, l'abbiamo buttato e adesso non c'è più il divano perché lo dobbiamo comprare. In tutto questo, quello lì è il divano del mio cane, come vedete, e dobbiamo mettere la televisione alta lì, dove c'è i due quadri, spostiamo i due quadri che poi la televisione resterà lì, poi lì ci sarà un mobiletto piccolino e poi un tavolino. Praticamente il tavolino in teoria dovrebbe essere in mezzo qua dove c'è Candy, e lì metteremo il divano, però il divano andrà più in qua, non sotto dove c'è la scala, ma qui, qua, in poche parole. Comunque niente, questa è la mia piantina, c'è anche l'altra, quella di orchidea, che però mia mamma non è tanto brava a starci dietro con le piante, e l'unica che ho salvato è questa qua, l'altra così così, quelle sono praticamente un po' morte, e poi vabbè c'è tutta questa parete vuota, e niente, vi farò vedere poi il dopo. Detto questo, ciao Candy! Candy!
Ciao! Quello è il suo divano personale, in poche parole. Vero? Vabbè, questo è il risultato, che ovviamente per il momento è così. Ve lo faccio vedere più in grande. Questo è il risultato, che poi sembra troppo nero, non so perché. Il risultato. Il prima e il dopo. Questo è il dopo. Non c'è più il mobiletto perché la televisione l'abbiamo messa lì. E manca il divano. Questo andrà via, lo dovremo smontare perché tanto è rotto e poi non serve, dato che in teoria il divano è da qui fino a qui e abbiamo preso il divano a tre posti, normale, un divano semplice. E dato che quell'altro si era rotto, non so se vi ricordate, ma qua c'era il divano con la penisola nero, dato che ho poi il mio cane l'ha rovinato tutto, giustamente. Adesso abbiamo dovuto smontarlo e fino a febbraio usiamo le sedie, per cui quella è il divano del mio cane. Vi faccio vedere che abbiamo messo altre decorazioni, tipo la stella di Natale finta, questo qua che aveva già mia mamma, poi quello lì e qualche decorazioni più o meno. In più, però abbiamo anche qua il presepe con forma di candela che è molto carino. Poi ho appeso anche quel cosolino e in poche parole l'abbiamo decorato così con lì qui perché per il momento era vuoto il mobiletto, allora abbiamo diciamo decorato le cose per Natale così. Comunque lì sotto non c'è niente. Poi abbiamo, diciamo, spostato tutto, pulito il mobile, ho pulito tutto il mobile e poi ho cambiato tutte le cose qua che c'erano qui, lì tutto, che ovviamente tutte cose dove siamo stati, tipo questo è storto, non so perché, anche questo, ok. E tutte queste cose qui sono tipo gli aggeggini che teniamo per ricordo, in poche parole. E vabbè, poi c'è quell'albero con i cosi. Abbiamo cambiato le tende perché giustamente erano più belle rosse. E la televisione l'abbiamo messa qua, così è più semplice, dato che c'è il divano e vabbè, lì c'è il quadro che c'era qui. Poi abbiamo spostato il quadro che c'era lì, che dovremmo metterne un altro. Poi c'è anche questo qui come decorazione. E niente, questa è la tenda. Lì ci sono tutte le luci, le prese che ho col proiettore. Delle cose, comunque questo è il primo, poi ovviamente ci sarà il divano e sarà diciamo più diverso. Ve lo faccio vedere in grande e poi lì l'albero poi andrà via quando le feste saranno finite, in poche parole. Comunque questo è il dopo. Dopo fine lavori abbiamo messo anche Sky sotto con le prese tutte collegate e basta. Benvenuti nel 4 Vlogmas. Allora, vi ho fatto vedere giù, aspettate che non ci vedo. Il tempo fa cagare, è nuvoloso e tantomeno non si vede mai niente in questa casa, non c'è luce, non c'è niente. Detto questo, sono sporca, no. Allora,
Ho iniziato così il vlog perché volevo farvi vedere il prima e il dopo di quello che abbiamo fatto in sala. Praticamente abbiamo spostato la televisione, abbiamo smontato il divano vecchio che era tutto rotto e ne abbiamo comprato un altro che poi arriverà tra 3 mesi, non so se a gennaio o febbraio, ma a fine, come si dice? Mi sto impapinando. Allora, perché ho in mente tantissime cose da fare e allora ogni volta mi perdo in chiacchiere e poi non so che cosa sto combinando. Comunque, vabbè, poi arriverà il divano e poi vi farò vedere completo, diciamo, la sala. Perché chi mi segue da un bel po' sa che prima avevo il divano con la penisola nera. Anzi, avevo fatto il primo vlogmas col divano nero che però non l'ho fatto vedere, però si intravedeva nel video e c'era il divano, se avete notato. Dopo quel vlog lì ho smontato tutto e poi abbiamo deciso di andare a comprare il divano nuovo perché non possiamo mica sederci sulle sedie. E poi, ovviamente, io ho dato l'idea a mio padre di attaccare la televisione in alto così almeno si vede bene e c'è, puoi vederlo tipo come cinema. Comunque, detto questo vlog, come leggete dal titolo, dobbiamo impacchettare i regali, tutti i regali che ho in mezzo al letto, vicino all'armadio, che non ne posso più e devo impacchettarli tutti e metterli sotto nell'albero grande, per cui li impacchettiamo tutti insieme e poi li mettiamo sotto l'albero, così faccio vedere. L'unica cosa è che quest'anno non posso farvi vedere i regali, tutti i regali che impacchetterò, per cui calcolate che inizio già a impacchettare la metà del regalo, così almeno voi non potete sapere che cosa c'è dentro. Per il semplice fatto che uno potrebbero guardare i miei video e dopo non sarà un regalo, per cui i regali che ho fatto poi non saranno regali. Per cui ho deciso che da adesso in poi tutti i regali che farò li impacchetterò, ma non vi posso far vedere ovviamente che cosa sono. Tranne uno che ve l'avevo già fatto vedere, che era la maglietta, solo che quella l'ho già, tra virgolette, impacchettata perché l'ho messa già dentro al sacchetto, devo solo chiuderlo. E invece tutti gli altri regali, ovviamente, non posso farveli vedere, ma li possiamo impacchettare insieme. Così già sono a posto e ormai manca una settimana. E niente, per cui questo vlog è per impacchettare i regali insieme e poi vedremo se il video non durerà così tanto. Se il video non durerà tanto, allora vi farò vedere che cosa farò al pomeriggio. Se no, niente. Ah, prima di tutto devo pubblicare il video di giovedì, no, di martedì, però questo video non so quando voi lo vedete perché allora, intanto dobbiamo anche aprire le caselline, queste qua. E poi devo assolutamente, perché il video è pronto, solo che vediamo se riesco a appoggiarvi. Ok, siete troppo in basso, ma ho rotto tutti i cavalletti. L'unico cavalletto de decente è questo, che è praticamente il gimbal. Non so se ve l'ho fatto vedere, mi sembra di no. Questo qui è il gimbal. L'unico cavalletto decente che ho, perché me l'ha comprato il mio ragazzo. E dato che si allunga, si gira, fa di tutto, alla fine ho questo, però poi vi farò un video a parte e vi farò vedere come funziona, se poi non so, può interessarvi. Allora, questo video lo vedete sabato che è il 19. Io non so perché sto registrando il 15, che è martedì. Sì, una settimana prima che pubblicherò il video, però a prescindere da questo,
sto registrando prima per il semplice fatto che in questa settimana voglio fare un bel po' di cose. E dato che i regali sono ancora lì e manca più o meno una settimana a Natale, li voglio fare prima, così almeno non ce l'ho lì in mezzo, perché sennò tutte le volte devo spostare gli scatoloni, metterli lì. Invece così impacchettiamo insieme tutti i regali e non ci pensiamo più. E detto questo, devo pubblicare il video che avete già visto, il vlog che è il 3, quello di Vlogmas 3, di sicuro l'avete già vista perché questo video va su sabato. E allora sto caricando il video vlog 3, poi volevo già avvisarvi, perché non so se poi lo dirò nel prossimo vlog, il 23, che è un mercoledì, ho deciso di pubblicare il vlog 5, Vlogmas 5. Invece di pubblicarlo martedì 22, ho spostato il giorno e pubblicherò l'ultimo vlog di Natale il 23. Così almeno vi farò gli auguri il 23 di dicembre. E per 5 giorni i miei video non ci saranno sul canale, perché avevo intenzione di prendere una pausa. In teoria volevo prendere 2 settimane di pausa, solo che non sono ancora, sono un po' indecisa se prendere la pausa oppure no, perché dipende se voi guardate i video anche durante le feste oppure non li guardate e state insieme alla famiglia. Di solito molta gente sta insieme alla famiglia e i video non li guarda, per cui ho deciso che dal 24, che è la vigilia, fino al 28, che è lunedì, i video non saranno sul canale, non ci saranno. L'unico video, se riesco a pubblicare, è il 29, dove ovviamente vi farò vedere i regali di Natale, se riesco. Se non riuscirò a pubblicare un vlog o i miei regali di Natale, giustamente non ci saranno video fino il 2, mi sembra, fino al 5 di gennaio non ci saranno in teoria i miei video. In teoria avevo deciso così, poi non lo so. Comunque vi ricordo che vi avviso sempre nella community di YouTube, per cui mi raccomando, siete presenti, perché lì farò sempre i sondaggi e vi dirò se ovviamente cosa avrò deciso, per cui seguitemi lì sulla community di YouTube. Detto questo, devo fare anche l'anteprima del video e non l'ho ancora fatta, per cui mi devo muovere perché sono le 11:15. Però l'anteprima la faccio dopo, prima facciamo tutti i regali, impacchettiamo tutti i regali e poi farò l'anteprima e caricherò immediatamente il video, se no andrà in ritardo, a parte che sono le 11. Ora che pubblico il video, ho voglia delle 8 di sera. E per fortuna ho cambiato i giorni, cioè non i giorni, le ore per la pubblicazione, perché sennò non riuscivo a pubblicare tutti i video. Niente, vi ho avvisato quello, ok. Prima però vorrei spacchettare questo, che è dal, se non sbaglio, dal 15, no, è dal 16, la casellina dal numero 16 fino alla casellina numero 19, per cui spacchettiamo così andiamo subito a... Ok, allora troviamo dentro la stellina fatta così, è la numero 16, poi la 17, non so perché c'è, ok, la 17 è qua, e troviamo, che carino, l'albero di Natale,
18. Un pupazzo di neve. Ve lo do al mio ragazzo che dopo lo mangia. Poi la 19, se non mi sbaglio, che voi vedete il video, il 19, sono due funghi. Ok, niente. Questa qui è grandissima, la 24. Mamma. Comunque niente. Le altre caselline li apriamo l'ultimo giorno del vlog. Che però l'ultimo giorno del vlog è un po' più speciale. Perché poi dopo lo sapete. Detto questo, dato che parlo fin troppo, andiamo a impacchettare tutti i regali, perché sennò dopo diventa tardi e non ce la facciamo più. Intanto il video si sta caricando e da quello che vedo sono 7 minuti che ancora deve caricare. Va bene, iniziamo a impacchettare i regali perché c'è un casino della Madonna, che sono tutti quelli. Per cui impacchettiamo i regali. Il risultato finale. Dun 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 dun. Ok, direi che a posto. Altra situazione che sta degenerando. Comunque questi qua, altri pacchetti, in poche parole. Ci sono quelli in fondo, questi qui, ce ne sono altri. Poi vabbè, questi qui, basta. E si aggiungeranno altri, perché mancherà ancora un po'. Mancheranno qui e basta, spero. Però non pensavo che erano così grossi, anche se non sono miei, però. No, non è vero, quelli lì sì. Queste qua sono tutti nostri, invece di qua no. Sono amici e parenti. Allora, dato che questo vlog è durato
troppo perché sto mettendo le clip e dura 25 minuti e 30. Allora, per finire questo vlog, in poche parole, ho impacchettato regali tutta la mattina. Poi abbiamo deciso di andare a mangiare il sushi dalle 2:30 fino alle 3:30. Poi ho dovuto montare i video e fare altre cose, per cui non ho vloggato, per fortuna. E alla fine ho fatto anche il pandoro, fatto in casa, che avete visto le clip. Ovviamente le foto del pandoro, eccetera, le vedete anche su Instagram, per cui se non mi seguite andatemi a seguire. Detto questo, chiudo qua il vlog, ci vediamo al prossimo vlog, che sarà l'ultimo vlog di dicembre. E poi ci vedremo a gennaio. E prima di chiudere il vlog, voglio farvi sentire una cosa da Alexa. Per cui vi faccio sentire una cosa e poi chiudo il vlog. Alexa, dov'è Babbo Natale? Conosco qualcuno a cui chiedere. Babbo Natale, dove sei? Sto trascorrendo una bellissima serata davanti al caminetto, sorseggiando latte caldo e gustando omini di pan di zenzero. Voi sapete da dove arrivano questi dolcetti natalizi? Divennero popolari nell'Ottocento, grazie alla fiaba dei fratelli Grimm, Hansel e Gretel. La conoscete? Racconta di due poveri fratellini attirati con l'inganno in una casetta di marzapane da una terribile strega, a cui però spetterà una fine decisamente poco tranquilla. Oh oh oh! A domani, amici! Alexa, quanto manca Natale? Ciao, lascio la parola a Babbo Natale. Mancano 10 giorni a Natale! Sto pensando di riverniciare la slitta. Chiedo agli gnomi di aiutarmi. Saranno almeno 150 anni che non le diamo una bella ripassata di vernice. Ti va di ascoltare un altro contenuto a tema natalizio? Dimmi, chiedi a Babbo Natale che tempo fa. Bene, dopo questo possiamo chiudere. Alexa, buonanotte. Fai sogni d'oro. Al prossimo vlog.